Amici della Web Radio, oggi siamo tornati nuovamente così, radiofonicamente con i nostri ospiti. Lucchese, bel ragazzo, attore, con noi oggi Alessandro Bertolucci. Alessandro, benvenuto. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene? Sì, tutto bene, grazie. So che ti abbiamo disturbato mentre lavoravi, o sei troppo gentile e non ce lo vuoi dire? No, oggi fortunatamente ho una giornata relativamente tranquilla, quindi, quindi va benissimo, l'intervista si incastra perfettamente. Bene, so che hai tante novità da raccontare, però io vorrei un attimino tornare indietro, perché il grande pubblico ti conosce per un ruolo che hai fatto fino a poco tempo fa in Un Medico in Famiglia. Certo, su cose recenti. Insomma. Sì, tu hai fatto un ruolo che in Un Medico in Famiglia poi è stato anche molto apprezzato, il dottor Max Cavilli. Se dico bene, e appunto ti ha dato anche naturalmente una giusta notorietà. Però tu inizi un po' prima, giusto? È un po' assai prima. A me piaceva parlare del 1996, in cui tu ti sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografica, giusto? Di cinematografia di Roma, cinematografia, sì. Scusate, sì. E nel 1996 è debuttato sia come regista che come attore nel Cyrano di Bergerac, è giusto? Sì, quello era una piccola cosa fatta a teatro con veramente 2 lire, all'epoca ragionavamo ancora in lire, e fu sì, più che altro appena finita la scuola era un modo per testare il risultato di tanti anni di studio. Chiaramente rivedendolo adesso la cosa mi fa sorridere, insomma. Poi tu hai lavorato con registi anche molto importanti, addirittura Christian De Sica nel film 3. In 3. Quindi... che tra l'altro venne girato nella mia città, a Lucca. Quindi, ma come fu questo rapporto con De Sica? Come vi siete incontrati professionalmente? Ma il rapporto fu bello, Christian De Sica è una persona piuttosto simpatica, molto affabile. La cosa buffa è che io feci un provino a Roma per un ruolo, un piccolo ruolo all'epoca, nel suo film, sapendo che avrebbe poi girato a Lucca. Ma ciò che io all'epoca non sapevo è che il film sarebbe stato poi girato a 100 metri da casa mia. Quindi ancora il lavoro era vicino? Pare di sì. Beh, pare. Per un periodo però. Fu veramente una bella esperienza. Poi, diciamo così, il primo ruolo pagato da attore una volta uscito dal Centro Sperimentale, insomma, fu una cosa, diciamo così, no? I famosi primi soldini guadagnati col sudore della propria fronte. Ecco, però tu, oltre a Christian, sì, chiaramente una grande emozione, una bella soddisfazione direi. Hai lavorato anche con un grande regista fiorentino che salutiamo, magari lo invitiamo come nostro ospite, Franco Zeffirelli. Tu hai lavorato in Callas Forever, giusto, nel 2002? Sì. E poi anche un Tè con Mussolini un po' prima. Sì. Ecco, ma Zeffirelli, com'è stato lavorare con lui, Alessandro? Ma lavorare con Franco Zeffirelli è stata una scuola, non si parla più neanche di esperienza, siamo su un livello decisamente superiore. In Callas Forever praticamente ebbi 2 scuole, perché ebbi la scuola di Franco Zeffirelli da una parte e la scuola di Jeremy Irons dall'altra, perché Jeremy Irons era uno dei protagonisti insieme a Fanny Ardant di questa storia. Il mio ruolo era quello dell'assistente del personaggio di Jeremy Irons. Marcello, per farla breve, tre mesi di lavoro con un maestro del genere e con Jeremy Irons ti aprono gli occhi, quantomeno. Certo. Ma il ruolo, scusami, dimmi se sbaglio, era quello di Marcello? Sì, esatto, il mio nome era Marcello. Mi ricordo. Stranissima coincidenza, fra l'altro, in quell'anno, perché io passai dal set del film di Zeffirelli al set dell'Apocalisse di Raffaele Mertes, girato in Marocco, dove interpretavo un altro personaggio, un antico romano, il cui nome era Marcellus.
Quindi proprio direi che era nel tuo destino dover far l'attore a questo punto, non ho dubbi. Almeno in quell'anno sicuramente il mio destino era chiamarmi Marcello. Vabbè, comunque poi... vuol dire che nella tua strada ormai l'attore era dentro, era in te, possiamo dirlo. Beh, una volta fatta la scelta di questa professione e di conseguenza la selezione al centro sperimentale, che è stata per me un grande privilegio, nel senso entrare in questa scuola. Cioè, una volta fatta una scelta del genere, chiaramente la strada era segnata. Certo, diciamo, diamo un po' di novità. Ora stai girando, voglio che da te venga, io lo so già le novità sulla tua professione, insomma sulle cose che stai preparando, vorrei da te qualche news a breve, insomma, sui tuoi lavori. Certo, prossimamente vedremo, penso, due progetti ai quali ho lavorato e sto lavorando, cioè su Rai 1, se non mi sbaglio dovrebbero andare tutte e due su Rai 1, uno sicuramente è Terra Ribelle per la regia di Cinzia TH Torrini. Salutiamo che è fiorentina anche lei, invitiamo chiaramente da noi a più presto insieme a Zeffirelli, poi? Esatto, con una serie TV che è ambientata in Maremma. E Terra Ribelle è una storia di un paio di secoli fa ormai, diciamo, perché siamo praticamente all'unificazione d'Italia, e è la storia di questo villaggio con i vari potentati, con le varie problematiche dell'epoca, in una Maremma decisamente selvaggia, e queste persone si trovano a misurarsi con la realtà di tutti i giorni, le problematiche proprio di sopravvivenza. Il mio ruolo è quello di un dottore ubriacone, vedovo, che cerca di sopravvivere a seguito di diverse tragedie familiari e di galleggiare in questa situazione sicuramente non facile. Un prodotto direi proprio di punta della Rai per il prossimo inverno, quindi da assolutamente da non perdere. E l'altro progetto? L'altro progetto è un film in due puntate, sempre per la Rai, per la regia di Ricky Tognazzi, si intitolerà Mia Madre, con un cast decisamente stellare, nel senso tutti i giovani attori italiani già conosciuti, da Francesco Venditti a Primo Reggiani, quindi insomma un gruppo molto interessante di lavoro, con la regia appunto di Ricky Tognazzi, che è un fiore all'occhiello della cinematografia italiana. Bene, Alessandro, purtroppo il tempo è terminato, io ti ringrazio, spero di averti nostro ospite a breve per avere altre tue novità, magari sempre molto volentieri. Ti ringrazio, vorrei che tu salutassi i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, chiaramente, in particolare a questo punto. Dunque, senza distinzioni, faccio un saluto a tutti gli ascoltatori, mi raccomando, rimanete incollati alla radio, ai giornali, alle TV per seguire me, ma anche tutto quello che riguarda la nostra bellissima cultura italiana, che ha tanto bisogno di essere seguita. Grazie Alessandro, a presto e buon lavoro.